Molto negativa perché c'era stata la disponibilità da parte del governo, da parte della maggioranza, di tener conto di molte osservazioni e emendamenti fatti anche dall'opposizione, in modo particolare il Movimento 5 Stelle. Siamo in una fase dove ci sono molti provvedimenti che devono essere approvati, ci sono sei decreti che giacciono e sono fondamentali per il Paese. Credo che questa scelta da parte del Movimento 5 Stelle non risponda al voto che hanno ricevuto da parte degli elettori italiani. Cioè, si viene in Parlamento per provare a risolvere le questioni, se non si è d'accordo si cerca di modificare il provvedimento, ma francamente rallentare i lavori del Parlamento in un momento in cui il Paese vive una situazione così difficile non mi pare responsabile.